Ciao Corrado, buonasera. Non sono solo studenti, ci sono anche ricercatori e docenti precari. E noi qui da Torino ricordiamo che non sono casi isolati quelli di Attia e anche degli altri lavoratori di Bologna che abbiamo raccontato. Lunedì il ministro Fornero è stato qui, loro l'hanno contestata, però noi vogliamo cominciare con Federico. Federico, tu hai lavorato in una cooperativa fino a settembre, poi che cosa è successo? Sei anche uno studente lavoratore e poi che cosa è successo? Io fino a settembre ho lavorato al Museo Nazionale del Cinema alla Mole Antonelliana, nel simbolo della città. Con i colleghi abbiamo accolto più di 5 milioni di visitatori. Quanto prendevi allora? 5,44 € lordi la paga base. Quindi meno di quanto abbiamo sentito dire prima dai lavoratori intervistati. Esatto. Il problema qual è? L'anno scorso è stata decisa una decurtazione del 10% di questa paga, quindi saremmo passati da 5,44 € a 4,90 € lordi l'ora. Alcune persone hanno votato no. E tu? Io ho votato no e dopo 3 anni e mezzo di abnegazione totale sono stato licenziato. Tu ci hai chiesto di poter avere la possibilità di rivolgerti al ministro Fornero. Io spero che il ministro mi ascolti in questo momento e che si domandi che cosa si prova psicologicamente a sentirsi dire lei è licenziato. Corrado, la storia di Federico è una storia che qui gli studenti e i ricercatori che sono sentono come una storia loro, perché la Mole è un posto importantissimo di Torino e la cooperativa che dava lavoro a Federico è una cooperativa che dà lavoro a migliaia di ragazzi e anche di studenti lavoratori. Marco, lunedì avete avuto la possibilità di dire al ministro Fornero quello che era la vostra opinione su questa riforma in atto? Purtroppo no, la Fornero ha fatto soltanto finta di darci l'opportunità di parlare con lei, di discutere di flessibilità. Ci dicono che non possiamo più avere un posto di lavoro fisso a vita, non ci stanno dicendo niente di nuovo, siamo consapevoli di come cambierà il mercato del lavoro, di come è già cambiato e in realtà in Italia di come sta esplodendo. Sta esplodendo insieme al mercato del lavoro anche il nostro futuro. Federico chiede di essere ascoltato dalla Fornero, la Fornero non ci ha ascoltato e non ci ha dato modo di dire assolutamente niente. È troppo facile adesso dire che c'è bisogno di riformare il mercato del lavoro, mi riferisco a quanto detto dall'onorevole Santanchè. Avete avuto tanto tempo per fare qualcosa, il nostro futuro non esiste in questo momento, assolutamente niente, non abbiamo niente. Marco, però scusate Valentina, vorrei fare una domanda a Marco, poi magari sentiamo Francesco Boccia e Daniela Santanchè, però il ministro Fornero dice una cosa che dovrebbe essere una cosa importante per voi, perché dice non possiamo continuare a campare chiedendo garanzie per tutti, il posto a vita per tutti. Siccome voi il posto a vita manco ve lo sognate, nessuno di voi immagino abbia un'assunzione o abbia in vista un'assunzione a tempo indeterminato, non sarebbe il caso che diciamo passasse questo concetto? In fondo se smontano un po' di garanzie per i vecchi, diciamo così, garantiti, si potrebbe aprire qualche spazio in più per voi, che se no questo spazio non ce l'avrete mai. Cosa c'è di sbagliato in questo ragionamento che, almeno sulla carta, è il ragionamento di Elsa Fornero e del governo? Cosa c'è che non va in questo, in questa domanda, in questo ragionamento, Marco? Aspetta, ti faccio rispondere da Francesco, perché su questo lui prima mi ha spiegato. Noi non ci fidiamo. Francesco, dici la tua, dai. Mi dispiace per il dottor Guidi presente lì in studio, dato che è un autorevole esponente del mondo industriale, ma noi non ci fidiamo più delle imprese. Non ci fidiamo più delle imprese perché per tutta una serie di anni hanno continuato a utilizzare dei contratti e anche dei non contratti, pensiamo ad esempio ai tirocini e agli stage gratuiti, per assumere di fatto manodopera a bassissimo prezzo o addirittura gratuitamente. Ecco.
noi non ci fidiamo di questo modo di ragionare. Scusate, dell'impresa, se non sento. Questo modo di ragionare dell'impresa italiana, che assolutamente mi sembra che sia che abbia un pensiero molto corto, un raggio d'azione molto breve, che pensa al profitto immediato piuttosto che non a un investimento. Sì, però lei futuro. Però scusi, lei mi deve rispondere, scusami, ti do del tu perché sei un ragazzo giovane, mi permetto di darti del tu. Però rispondi alla mia domanda: se fosse vero che abolendo le garanzie dei vecchi, io li chiamo così, va bene, si aprono degli spazi per voi, flessibili se vuoi, però degli spazi veri, si può fare questo scambio? È accettabile questo scambio? Siete pronti a rinunciare all'articolo 18 in cambio di qualche porta aperta in più, davvero? Però è accettabile? No. È accettabile questo scambio? Ma assolutamente no, perché un diritto conquistato non può diventare un privilegio a un certo punto della storia di una repubblica. Un diritto conquistato. No, scusate, un attimo solo. Fatemi sentire questo ragazzo. Io l'articolo 18 non so neanche bene come potrei vivermelo, perché io ho 36 anni, lavoro da quando ne ho 20 e non ho mai avuto un contratto che fosse in qualche modo stabile. Quindi se l'imprenditore si misura, secondo me, non da quanto assume ma da quanto è propenso al rischio, allora io sono un imprenditore di me stesso, perché io da qui a settembre non so bene come andrò a finire e da settembre in avanti il mio futuro è incerto. Quindi spiegarlo alla mia figlia di 3 anni è un po' difficile. Allora, io non voglio che i lavoratori che adesso hanno questo diritto se lo vedano decurtato, perché forse c'è la promessa che magari tra un po', una volta che il sistema viene rifatto, allora c'è spazio anche per me. Io voglio che adesso si inizi a mettere mano al sistema, in modo che poi la situazione di flessibilità alla quale stiamo andando incontro e della quale tutti noi siamo assolutamente consapevoli sia in qualche modo tollerabile. A me non preoccupa che tra 2 anni mi finisce l'eventuale contratto, mi preoccupa viverlo con tensione.